Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui sul mio canale. Oggi non vi parlo del Milan, oggi vi parlo della Roma, perché un grande colpo della Roma. Stiamo parlando di Edin Dzeko, l'attaccante ex City, ormai si può dire ex del City, il bosniaco. Finalmente arriva alla Roma. Tra giovedì e venerdì arriverà nella capitale per fare le firme, le visite mediche e le solite cose. Dobbiamo aspettare venerdì per avere l'ufficialità, immagino, oppure nel weekend arriverà. Allora, Edin Dzeko passa alla Roma per la cifra di 15 milioni più 3 di bonus. Tutti i romanisti pensavano sui 20 milioni, ma la Roma è riuscita a trovare un accordo. 15 milioni più 3 di bonus, che secondo me è un gran colpo, perché sì, inizia ad avere la sua età, ma comunque è un grande attaccante che porta esperienza anche in Champions League. Quindi Edin Dzeko è stato anche un grande obiettivo del Milan 3 anni fa, ragazzi. Lo volevo anch'io 3 anni fa, adesso è un po' invecchiato, però è un grande colpo, ragazzi, perché per la Roma, che gli serviva assolutamente un attaccante, è arrivato un attaccante davvero perfetto, secondo me, per la Roma. Secondo me si ambienterà molto bene. Edin Dzeko comunque è un attaccante che la Roma cercava da tempo, un attaccante. Adesso destro, probabilmente destro partirà, ci sono Bologna per ora e altre squadre anche in Inghilterra per prendere destro. Bisogna vedere la cifra per cui la Roma lo venderà. Poi Dzeko andrà a comporre un attacco davvero molto buono ormai, perché Dzeko, Salah, Iturbe o Iago Falque, è un grande attacco, ragazzi. La Roma ha fatto un grandissimo colpo, finalmente è riuscita a prendere questo attaccante. Adesso vi mostrerò qualche clip su di lui. Potete aver visto, è davvero un gran giocatore. Buon colpo della Roma, grande Roma di Sabatini, che comunque si rinforza. Aspettiamo altri colpi del Milan, delle altre squadre. Quelli più importanti ve li porterò, quello di Yo-Yo Jovetic, no, ve l'ho portato perché certi mi hanno detto: cioè, tu ti chiami Rossellino fino a morte e fai video anche, cioè, sulle altre squadre. E io ho detto sì, vorrei portare le grandi cessioni e i grandi colpi anche delle altre squadre di Serie A. Quindi io ho deciso di portarveli, poi vedremo il riscontro con i like, con i commenti e tutto quanto. E quindi Dzeko arriva, sono contento per i tifosi giallorossi, finalmente un ottimo attaccante. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, passate al link in descrizione di Dzeko Juve, assolutamente ragazzi, che è davvero un bravissimo youtuber, inutile che lo ripeto. Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video, sempre Forza Milan, bella!